Recentemente Lupus sta vivendo una fase di rinnovato interesse anche per la disponibilità di nuovi farmaci attualmente in studio. Ne parliamo col professor Doria, che all'ELUAR ha moderato proprio la sessione sul lupus. Professor Doria, allora, quali sono le novità principali su questa malattia? Ci sono numerose novità sia dal punto di vista eziopatogenetico, cioè dei meccanismi con cui la malattia si sviluppa, e sia dal punto di vista dei farmaci appunto impiegati per il trattamento di questa malattia. Incominciamo dall'eziopatogenesi, cosa c'è di nuovo? Ma allora, sono stati identificati numerosi nuovi meccanismi, sono stati meglio definiti alcuni di questi. Direi che dal punto di vista pratico, una delle scoperte più importanti riguarda il fatto che gli autoanticorpi, che sono dei markers specifici e caratteristici della malattia, compaiono prima delle manifestazioni cliniche. Questo è un dato molto importante perché apre la strada a nuove possibilità di intervento, come ad esempio come la prevenzione. E quando parlo di prevenzione parlo sia di prevenzione primaria, cioè prevenire le manifestazioni cliniche in quei soggetti che occasionalmente, si è visto, hanno la positività di questi autoanticorpi, sia la prevenzione secondaria, cioè la prevenzione delle riacutizzazioni della malattia una volta che si è raggiunta la remissione, e sia della prevenzione terziaria, cioè quei pazienti in cui la malattia esordisce come una malattia lieve e che poi sviluppano le manifestazioni gravi nel corso del follow-up, nel corso della malattia appunto. Al congresso si è parlato molto di cellule B, perché sono così importanti in questa malattia? I linfociti B sono i precursori delle plasmacellule, che sono appunto le cellule che producono gli autoanticorpi. Quindi direi che le cellule B sono le cellule maggiormente coinvolte nella patogenesi della malattia. Lei prima ha accennato ai biomarker, come possono essere utilizzati? I biomarker sono un altro aspetto, secondo me, di grande importanza e di grande novità un po' in tutto il campo della reumatologia, compreso il lupus. I biomarker sono fondamentali perché appunto ci consentono di fare una diagnosi precoce. Parlavo prima degli autoanticorpi che appunto rappresentano un biomarkers, ma possono anche consentirci ad esempio di identificare alcuni particolari subset di malattia e quindi anche di indirizzare meglio le nostre trattamenti. E infine i biomarkers possono essere utili perché ci consentono anche di apprezzare l'efficacia di un trattamento clinico. Venendo quindi ai farmaci, quali sono le novità emerse dal congresso? Ma le principali novità per quanto riguarda il lupus, il trattamento del lupus, riguardano appunto i farmaci biotecnologici, che stanno appunto facendo il loro ingresso nel trattamento di questa malattia. I principali farmaci biotecnologici che vengono impiegati e che sono stati presentati al convegno sono l'anti-CD20, il rituximab, di cui sono state presentate alcune esperienze non controllate. Purtroppo, per quanto riguarda questo farmaco, i due trial clinici controllati, che si chiamano Explorer e Lunar, hanno fallito il raggiungimento di quello che è l'endpoint primario. Però si ritiene che questo fallimento non sia tanto dovuto all'inefficacia del farmaco nella malattia, ma sembra che sia piuttosto dovuta al fatto che le misure di outcome che si usano nel lupus non sono ancora completamente ben standardizzate, anche perché il lupus è una malattia molto eterogenea e quindi è difficile identificare una misura di outcome completamente affidabile. Di fatto, effettivamente, il rituximab viene poi utilizzato nella pratica clinica in tutti quei casi che non rispondono al trattamento. L'altro farmaco che è stato presentato al convegno e che secondo me potrebbe avere in futuro potrebbe rivestire una certa importanza è l'epatruzumab, che è l'anti-CD22. È un farmaco che, rispetto al rituximab, depleta, cioè riduce in misura meno consistente i linfociti B,
però ha un effetto regolatorio appunto su queste cellule e i primi dati che sono stati appunto presentati a questo convegno sono molto promettenti. Si tratta di uno studio di fase 2 e quindi uno studio preliminare, per cui dovremo attendere anche gli ulteriori studi di fase 3 prima di esprimere un giudizio definitivo. Il farmaco per il lupus in fase più avanzata è il belimumab, per il quale è già stato anche completato il dossier clinico ed è stata presentata la domanda di registrazione all'ente regolatorio europeo. Professore, ci può riassumere qual è l'esperienza clinica su questo farmaco? Il belimumab decisamente è la notizia più favorevole in questo campo, perché effettivamente sono stati recentemente resi noti i risultati di due studi randomizzati controllati di fase 3 sull'efficacia appunto del farmaco, e tutti e due questi studi hanno raggiunto l'endpoint primario. Questa è una buona notizia, perché gli studi precedenti, come quelli sul rituximab a cui ho accennato prima, avevano fallito il raggiungimento di questo endpoint primario. Quindi questa è una buona notizia, e la buona notizia sull'efficacia di questo farmaco è effettivamente che questo farmaco, quando viene impiegato in quei pazienti che hanno una malattia cronica attiva, cioè che hanno per così dire una malattia residua e per i quali al giorno d'oggi noi abbiamo diciamo così un numero di armi limitato, perché sono pazienti che noi trattiamo usualmente con cortisone, con antimalarici e con immunosoppressori, e nonostante questo trattamento in questi pazienti non riusciamo a ridurre l'attività di malattia. Ebbene, questo farmaco in questo gruppo di pazienti si è dimostrato efficace nel ridurre l'attività di malattia e quindi nel ridurre anche la dose di cortisone necessaria per il controllo della malattia stessa. Quindi secondo me questa è una buona notizia per i pazienti che affetti da questa malattia. Infatti sappiamo per esempio che il cortisone è una delle principali cause di complicanze a lungo termine della malattia, tra queste ad esempio le infezioni, l'aterosclerosi. Quindi avere disporre di un farmaco che ci consente di ridurre l'attività di malattia e contemporaneamente ridurre la dose di cortisone, io credo che sia una buona notizia per tutti, insomma, sia per i pazienti che per i medici che seguono questi pazienti.